Buonasera a tutti. Allora, serata una semplice condivisione di un'esperienza che ho fatto ultimamente. Stavo studiandomi una versione di Fedora che effettivamente è a disposizione anche da diversi anni. Prima era inglobata nella versione Core, giusto? E niente, volevo studiarmi un po'. Non ho trovato materiale in italiano a disposizione per studiarla, quindi 50% del discorso di questa sera sarebbe la traduzione della guida in linea che trovate. Quella ufficiale. Ho tradotto tutta la guida in italiano e visto che la licenza lo permetteva, e niente, se qualcuno è interessato può scaricarla liberamente dal mio sito, ma poi la possiamo mettere anche sul sito dell'Ubicenza e quindi. Sì, allora sul mio sito cercate, questo è il link alla pagina ufficiale del progetto e questo è il link al documento. Quindi se vi interessa lo potete scaricare, è un PDF, eccolo qua. E se qualcuno vuole, non so, fare delle modifiche o fare qualcos'altro, mi può contattare. Se ci sono degli errori, magari a segnalare. Pensavo di aggiungere qualcosa a questo manuale, qualcosa di personale. Comunque, quando avrò tempo, magari lo rimpolpo con qualche particolare. Brevissima spiegazione di questa versione di Fedora. Qualcuno la conosce? Mai sentito parlare? Ok, deriva da una versione di Fedora specifica, diciamo, per i container. Adatta prevalentemente per gli sviluppatori perché il senso sarebbe quello di avere un ambiente customizzato e containerizzato per provare il software, per svilupparlo e che non vada mai ad intaccare il software del sistema operativo. Quindi si può provare il software e non, senza toccare i pacchetti del sistema. E quindi è adatto per gli sviluppatori, però visto che la particolarità di questa distribuzione dalle altre è che il file system è immutabile, cioè è così Android, è così anche l'ultima versione di macOS. L'unico sistema operativo che non è ancora immutabile è Windows al momento, però di GNU Linux non credo ci siano altre versioni di sistemi immutabili. Cosa vuol dire immutabile? Vuol dire che il file system è montato in sola lettura. Okay? E perché hanno fatto questo? Beh, da quello che ho capito, poi io vi spiego quello che ho capito leggendo i manuali, guide in linea e talk vari su YouTube o Vimeo. E il senso è quello di avere un sistema robusto perché essendo immutabile l'immagine del sistema operativo è identica per ogni computer che ha la stessa versione, cioè l'immagine che installo io è uguale all'immagine che installa su un'altra macchina, e sono tutte uguali. Non sono modificabili,
Quindi il sistema operativo non è modificabile, non è, cioè, la directory, ad esempio user bin dove ci sono i programmi, non è scrivibile, è in sola lettura. Ci arriviamo. E questo dovrebbe dare la stabilità alla distribuzione. L'upgrade è veloce. Perché tratta solo una parte, cioè solo la parte di sistema, a differenza di tutte le classiche versioni di GNU/Linux, dove all'interno del sistema operativo ci sono tutti i programmi, quindi quando fai l'aggiornamento devi aggiornare e scaricare tutta la parte di software che fa un upgrade, ok? E diciamo, oltre a questo, dà la possibilità di fare un rollback, cioè il sistema operativo fa un aggiornamento, fa un update, qualcosa va storto, nel menu di grab, quello di avvio, comparirà la voce della versione precedente, basterà selezionarla e si ritorna alla versione funzionante prima. Okay? Quindi è impossibile corromperla, in poche parole, quello è il senso. E si può fare il rollback da terminale una volta fatto l'accesso alla nuova versione, si dà un comando, si fa il rollback. L'installazione è uguale quella di ogni altra distribuzione, cioè di Fedora. Ho fatto un'installazione pulita, tanto per farvela vedere un attimo, ma non entrerò sicuramente nei particolari dell'installazione o del resto. Diciamo che la cosa che qui sono dentro a Fedora Silverblue. È uguale, identica alle altre distribuzioni, però quando si accede la cosa che balza all'occhio è che non ci sono programmi installati, cioè c'è il file manager, un browser web, il gestore del software, quindi il software center, e il terminale e basta, le impostazioni. Non c'è software, è la prima cosa che uno si chiede, ma se devo fare qualcosa non ho niente, neanche una calcolatrice, un editor di testo, non c'è niente. E questo è il senso. Il senso è appunto, ciao, il senso appunto è quello di avere una distribuzione dove il software è a parte, è containerizzato anch'esso. Allora, il team di Fedora consiglia l'uso di Flatpak per i pacchetti, okay? Per tutti i programmi usare Flatpak e poi ci daremo un occhio perché questo è, diciamo, un po' spendibile anche per chi non usa Fedora Silverblue, anche se non andrete mai ad utilizzarla comunque. Potete usarlo anche sulla vostra distribuzione. E Toolbox sono due strumenti. Toolbox è più adatto per magari per gli sviluppatori, però poi vediamo che è comunque usabile anche quello. E Flatpak, appunto, è il metodo standard consigliato per installare i pacchetti. Allora, io a casa ho un disco sul fisso dedicato a Silverblue dove sto facendo le prove, sto testando. Il limite dove mi sono fermato per il momento è l'installazione dei driver della stampante, cioè i moduli della stampante. Per il resto devo dire che non ha assolutamente nessuna differenza, anzi non ci sono limiti particolari. Allora,
Beh, l'altra cosa più che altro per se qualcuno magari, se decideremo di caricare il video, magari qualcuno in rete vorrà magari fare delle prove, magari voi non la proverete mai, ma non lo so. Allora, un'altra cosa che ci accorgiamo quando usiamo, entriamo in questa versione di Fedora, è che il gestore del software, quello che in Ubuntu, Mint, Debian è apt o apt-get, non funziona. Qui si chiama DNF. È la stessa cosa di apt in Ubuntu. Quindi se faccio un DNF, faccio invio e mi dice il comando non trovato. Perché il gestore del software, il programma non è più DNF, che è dedicato alle versioni workstation e server, bensì RPM o S3. Questo. Quindi, se vogliamo installare del software nel sistema, perché in Flatpak non lo troviamo e quindi l'unico sistema è installarlo nel sistema operativo, dobbiamo usare RPM OS3, che si usa allo stesso modo, quindi sudo RPM OS3 install remove. Ok, quello che non trovate sul comando RPM OS3 è il search, non trovate il comando search, non è proprio comprensibile. Comunque, mi hanno detto che serve per fare in modo che non sia così semplice installarlo, cioè sfavorire l'uso dell'installazione dei pacchetti nel sistema. Il sistema deve stare il più pulito possibile, il più leggero possibile, e si installa nel sistema solo il minimo indispensabile che non si trova su Flatpak. Domande, sì. Qualcosa viene installato da questo comando qui? Va a far parte di questa immagine in sola lettura o viene installato in una parte del Bravo. file system dove Bravo. c'è lettura e scrittura anche solo Ottima per... domanda. Allora, mi era sfuggito questo particolare. Quando noi installiamo un pacchetto nel sistema con RPM OS3, va a creare un layer. Quindi è un po' come Git versioning, cioè lui, il gestore dei pacchetti, del software, sa che c'è il sistema immutabile più il pacchetto che siamo andati a installare, e quindi per il momento è al successivo riavvio. Quindi se io installo qualcosa adesso qui, hanno scattato il... No, scattato il salvavita del... No, Però c'è ancora sul ma già monitor. tira su il differenziale, sulle scale. Quindi se io installo un pacchetto, lui me ne installa, però poi mi dice che per renderlo attivo devo riavviare il sistema. Sì, perché lui praticamente riavviando il sistema, cosa fa? Va a caricare la modifica e la vede aggiunta su un altro layer vicino a fianco, diciamo, del sistema operativo. E al riavvio nel menu di Grab vediamo la nuova versione. Quindi possiamo, se non facciamo niente, abbiamo l'ultima versione. Altrimenti possiamo fare tipo un rollback, cioè andare alla voce precedente e avviare l'immagine precedente che sarà senza il pacchetto installato.
scrivete flat pack e l'unico passaggio che dovete fare nella vostra distribuzione è quello di sono andato su flat tab io flat pack e poi vediamo sì. Allora, e poi vediamo FlatHub cos'è. Allora, questo è il sito, la pagina ufficiale di Flatpak. Okay? Voi dovete andare su questa pagina, selezionare la vostra versione, ad esempio Linux Mint, e seguire le istruzioni per installare praticamente il supporto. Una volta installato il supporto Flatpak, seguendo semplicemente la guida su questa pagina, beh, chiaramente su Fedora Silver Blue è già di default, non dovete. Ok, perfetto. Dicevo prima che ormai tutte le distribuzioni si stanno adeguando al Flatpak, quindi sembra, per quello ho voluto un po' fare la serata perché potrebbe essere che vi interessi il discorso. Quindi se andate su FlatHub, che è il repository dove ci sono i pacchetti, beh, qua chiaramente fate una ricerca, sono divisi per categoria, è come un software center, niente di che, niente da spiegare. La cosa che mi è venuta in mente prima, finché ero a casa, è che qui non c'è distinzione fra software libero e proprietario, nel senso potete trovare tranquillamente Spotify come non so, un programma di Adobe, perché se Adobe ha scritto un lettore PDF proprietario e l'ha scritto per Flatpak, uno clicca, si installa e qui non c'è differenza, non è che ti segna, guarda che questo è proprietario, questo è libero, no. Fin quando non chiede la carta di credito, va bene. No, solo per correttezza, nel senso che siamo all'interno di un lug e quindi. Cioè, io potrei avere l'installazione tipo di GIMP fatta da me tramite i repository e quando uso FlatHub faccio l'installazione, ho un'installazione di GIMP uguale, identica, ma che non c'entra niente. Esatto, può anche una pensione. Può succedere che hai pacchetti delle dipendenze e quelle della tua distribuzione che però vanno in conflitto. No, con Flatpak no. Perché quello che è il sistema operativo è indipendente da quello che è l'applicazione Flatpak. Flatpak gira su una bolla. Ma le prestazioni? Ah no, anzi, no, no, non ho prova, ma non. Non è una macchina virtuale, No, non è una macchina virtuale. Cosa fa? Ma si crea una sua source list? No, allora attualmente come repository Flatpak c'è FlatHub. Ok, ripeto, Fedora ha qualche pacchetto gestito dalla comunità, però lasciando perdere questo particolare, l'unico repository di Flatpak è FlatHub, quindi lì dentro quello che c'è lì, poi in futuro ci sarà qualcos'altro. Ad esempio, cerchiamo QGIS, per dire, QGIS io l'ho installato perché era un po' pesantino. Qua vedi che c'è FlatHub oppure IRPM. IRPM sono la distribuzione. Adesso sono in Fedora Workstation, non sono in Silver Blue, sono in Fedora Workstation, cioè la classica distribuzione come hai anche tu.
Quindi il gestore software gestisce sia gli RPM, quindi i pacchetti installati nella distribuzione con le dipendenze all'interno della distribuzione, oppure tra tab. Ok, e tu questo l'hai cercato sul tuo Gestore del gestore, cioè software. che pacchetti ne sono Sì. installati? Vediamo, proviamo anche su un altro distro. L'altra cosa che vi volevo far vedere, tanto per completare il discorso, era siccome installare, se è un pacchetto 2.5, ok, lo puoi fare direttamente, cioè vai su col browser web, vai su FlatHub e cerchi il software e lo installi. Ma se fai un'installazione pulita di una distribuzione, chiaramente installare, non so, 50 pacchetti, non so, 30, 40 pacchetti, un po' una struma. Quindi vediamo come si fa a usare Flatpak da terminale, cioè normalmente io installo il software in Fedora semplicemente con sudo dnf install nome pacchetto, ok. In Mint Ubuntu sarà apt install, sudo apt install. E per gestire il Flatpak, se vogliamo cercare un applicativo, allora Flatpak search, nome pacchetto, ad esempio Audacity. Se, vabbè, C, T. Qui il pacchetto va installato per ID, cioè non si installa con sudo flatpak install Audacity, perché l'org Audacity team.audacity definisce anche i vari branch, cioè potrebbe essere che gli sviluppatori hanno la versione stabile, la versione testing, varie versioni del software. Quindi va installato per ID. Semplicemente fai sudo install Flatpak, scusa, Flatpak install e incolli org Audacity team Audacity. Per installare 50 pacchetti, logicamente devi trovarti l'ID, li incolli uno a seguito l'altro, dai il comando e li installi tutti. Quindi i comandi da conoscere sono Flatpak search, Flatpak install, Flatpak remove. Remove, giusto? Sì. Sì. Remove, esatto. Fondamentalmente, cioè, l'uso è banale come usare un altro gestore del software, non cambia assolutamente niente. Non so se avete qualche domanda, se no vi faccio vedere brevemente Toolbox. Avete, cioè, è chiaro il discorso? No? Sì. Io avrei anche una domanda, Beh, vabbè, prova tanto, se so risponderti in qualche modo. Sì, sì. li ho sempre visti tipo Alpine E Linux, poi sì, poi. che quello io ho anche installato, ma quello è lo stesso concetto in sostanza. Allora, no, beh, Alpine è un'immagine di un sistema operativo. Cioè, quando tu dai il comando Docker push Alpine, cioè no, Docker push, sì, Docker push non mi ricordo più. Comunque, anche lì vai su Docker Hub,
E Docker Hub è un po' come il Flat Hub, ok? E qui dentro cerchi Alpine e ci sono le istruzioni per, prima installi supporto a Docker. Ok, quindi devi... Tu hai una macchina qualunque, ok? Una qualunque distribuzione. Devi cercare le istruzioni per installare il supporto a Docker, quindi ci sarà un Docker CE, qualcosa del genere, che avvia un daemone con diritti di amministratore, quindi va aggiunto il tuo utente al gruppo Docker. E dopodiché dai un Docker pool Alpine, ok? E lui cosa fa? Va a scaricarsi l'immagine di Alpine. Ma la scarica, ok? Dopo devi cercare il comando che crea il container. Quindi tu gli dici, dai comando, Docker, non mi ricordo più il comando, comunque dai comando per intero che va a crearti un container e dopo accedi al container. Dai un comando e accedi al container. Quando sei dentro al container, hai semplicemente, è come entrare su una shell di un sistema operativo. Sì, solo che non c'è un hypervisor, ma stai proprio, è come montare un chroot, una cosa del genere, un'immagine lì dentro, e quindi se dai dei comandi al terminale, li fai lì, puoi anche installare del software, gli dai un apt install o qualcosa e lui installa. E il problema è che non hai la parte grafica, teoricamente, e non hai la connessione con l'esterno. Ok, anche le porte, il settaggio delle porte, se devi settare, non so, un server web, per dire, devi avere delle porte aperte per dare un servizio verso l'esterno. Ok, quelle cose lì si danno sul comando che va a creare il container. Quindi, quello lancia, esatto. Lanci il container, dai delle opzioni, dici condividi l'X con l'host, condividi un volume, apri le porte e quant'altro, ma normalmente quando scegli un'applicazione su container ti danno tutte le informazioni. Quindi Alpine è una versione leggera di una distribuzione GNU Linux, ma puoi usare Ubuntu, puoi usare Fedora, puoi usare Debian, puoi usare... No, è un sistema operativo. No, è un sistema operativo leggero, pulito e... Sì, no, io una volta volevo installare, solo Alpine, però sì. Non posso farlo. Ah no, dentro un container? Sì, dentro un container, sì. Devo installarmi prima una distribuzione e dopo ci sì. Per dire, io usavo... Horus, che è un programma per lo scanner, per lo scanner 3D. E siccome è un casino assurdo installare, non so, una vecchia versione di Ubuntu, non so, 14, 16, non mi ricordo, e poi devi installarci questo forse, quello qua. E devi installarci l'applicazione all'interno e magari io ho una Fedora sul portatile, è un casino, cioè devo fare una macchina virtuale dove installo Ubuntu 14, che poi fra l'altro magari hanno chiuso i repository, quindi non puoi più neanche installarci il software. Vai a installarci il software di Horus, che ormai è obsoleto, però gira solo lì. E non si compilano le dipendenze perché è un casino. Allora io normalmente faccio così: in Fedora mi faccio il supporto a Docker, quindi do i comandi, faccio il supporto e questo è il comando che, eccolo qua, Docker run ti crea il container, meno il T diventi interattivo. --rm è un'opzione perché quando chiudi il container te lo rimuove, cioè te lo cancella, altrimenti adesso non mi ricordo bene, ma comunque ti rimuove qualcosa.
meno meno name dà il nome in modo che sia identificabile, che si chiama Horus, meno è display, qui condivide serve X in modo da avere la parte grafica, avere le finestre su, sull'host, con meno V X11, qui condivide la webcam perché gli serve la webcam per far, per scannerizzare. Qui condivide le porte USB, questo è un volume condiviso, condivide la directory home project Horus Docker con il container, e questa è la versione da lanciare. Quindi tu, una volta installato il supporto, dai questo comando sulla riga di comando e ti dovrebbe partire l'applicazione. Okay. Così funziona Docker. Però è un po' un casino, sinceramente, cioè non è proprio una passeggiata. E adesso mi collego a questo per presentarvi Toolbox. Siccome il discorso di Docker è basato su root, quindi lavora su root, sul file system, e l'evoluzione di Docker è Podman. Podman non è un rootless, cioè non servono i diritti di root per gestire questo container. Quindi Podman supporta tutti i comandi di Docker, identico, però senza root, senza i diritti di root. Allora, il bello di questo programma è che è semplicissimo, cioè se dai un toolbox doppio tab, vedi che le opzioni sono veramente poche. C'è un create, un enter, vabbè, l'help per avere informazioni, il run, il list, l'RMA rimuove l'immagine, veramente semplice, ci sono veramente poche opzioni. Quindi come si usa? È usare Docker praticamente. Okay. Allora, il senso è questo, dai un create, toolbox create, e va a crearti un container, però su quale immagine? Allora, di default si crea un'immagine, praticamente Docker, delle versioni in uso, quindi io ho una Fedora 31 qui e mi farà un'immagine di una Fedora 31. Però dando le opzioni di meno meno container puoi decidere un'altra versione, una versione precedente o successiva a quella in uso. E ci dovrebbero essere anche le immagini di Red Hat, se non sbaglio, perché il senso è proprio per gli sviluppatori Red Hat, Fedora, per sviluppare il software all'interno dei propri sistemi operativi. Quindi tutte immagini OCI supportate sono eseguibili all'interno di Toolbox. Io ho già creato una macchina perché se tu dai un Toolbox Create, lui ti dice sto creando una macchina Fedora 31 e scarica 500 mega di roba, e lui la scarica e hai fatto il container, cioè hai scaricato l'immagine. Una volta scaricata l'immagine, il passaggio successivo è entrare. Quindi dai un enter, essendo che c'è già, allora faccio un list, così list ti dice cosa c'è. Vedi? Io qui dentro ho un container che si chiama Fedora Toolbox 31, che l'ho già fatto, tanto per non star qua a scaricare l'immagine. E altra cosa, hai visto, non ho dato sudo toolbox create, ho dato toolbox create, ok? E anche toolbox enter, senza diritti di root, e sono entrato. No, non sono ancora entrato, enter. Il prompt cambia. C'è questo simbolino che ti fa capire che sono all'interno di un container.
Okay. Io qui dentro posso installare pacchetti come fosse una normale Fedora. Facciamo così, viene f install Audacity perché mi piace. C'è già il collegamento alla rete, quindi non devi settare assolutamente niente, io non ho fatto nessuna configurazione, è già configurato per uscire. E qui il comando è quello della distribuzione, quindi DNF, per gestire i pacchetti. A differenza di Docker, che a questo punto, se io fossi all'interno di Docker, di un Alpine così, non avrei supporto a X. Quindi se io dessi un Audacity qua, ok, lui mi dà un errore, mi dice non posso collegarmi al server X, non ti posso far vedere la finestra di Audacity perché non è Nano, ad esempio, che te lo fa vedere all'interno della shell. Audacity ha bisogno di un'interfaccia grafica e quindi non partirebbe niente. E la figata qui è che invece parte, ok, già in automatico lui ti connette all'X dell'host, ma non solo, ti dà accesso a tutte le tue home directory, quindi fa già la condivisione di tutto il file system presente. Quindi quando ha fatto l'SP, ma documenti, file, eccetera, erano le stesse directory? Sì, sì, quelle sono le directory della mia wow. Sì. Sì. Perché per lui è la mia distribuzione. Cioè, se io ti apro qui, vedi, c'è un gateway e introduzione server blu. Faccio un CTRL-C, faccio un LS, vedi qui c'è gateway e il manuale di Fedora Server Blue per il PDF. Questa è la mia home directory, non sarebbe così su Docker. Su Docker, una volta che tu entri nel container che hai creato, vedi il file system del container, non esci, cioè puoi condividere dei volumi, quindi non so, una directory viene condivisa con l'host, quindi quella è un po' la porta di passaggio fra i due sistemi operativi. Però se fai un ls vedi la directory della root o la home del sistema container, non vedi la tua home directory dell'host. Okay. Qui invece Toolbox ti condivide direttamente la tua home directory, ti condivide direttamente il server X e quindi a questo punto io posso uscire, faccio un CTRL D, ok, un exit, il prompt cambia, ok, adesso sono fuori dal container, l'ho praticamente spento, diciamo. Io posso, col container spento, posso lanciare il programma che ho appena installato. Quindi mi faccio, ad esempio, un lanciatore all'interno di Local Share application, no, faccio un punto desktop come facciamo sempre sui sistemi Linux, faccio un file e me lo trovo fra le applicazioni. E allora il comando è toolbox run, cioè gli dico avviami il container, meno container, e gli devo dare il nome del container, perché potrei avere un container con Fedora 31, uno con Fedora 30, uno con Fedora 32, quindi devo dirgli quale container avviare, ok? Quindi sarà Fedora, me lo trova già Fedora Toolbox 31, e a questo punto gli dico quale applicativo far partire. Ok, posso dargli slash user bin Audacity, oppure direttamente anche Audacity. Qui non me lo completa, chiaramente, perché non può entrare e fare il completamento automatico. Però se io do questo comando, con il container, diciamo, spento, lui mi avvia l'applicativo. E questo senza sporcare la distribuzione. Cioè, questa non è installato su Fedora Host.
Questo è installato nel container, quindi io posso sviluppare software, posso far prove. Se uno può avere un container che è esattamente il doppione della distribuzione che c'è in uso, però... Io voglio provare, non so, una versione più avanti di un software, installo il container di Fedora 32 beta, non so, e se lo trovo chiaramente, ci installo il software che automaticamente con le librerie più avanti avrà una versione più avanti del software, lo lancio e senza sporcare assolutamente niente del mio sistema, ho una versione più avanti oppure più indietro, potrei avere un Inkscape che ha dei problemi sull'ultima versione, in un attimo scarico, vabbè sono 500 mega per carità, però ci metti un attimo, scarichi, ti crea. Fa un'immagine in container che praticamente... È una versione basilare del sistema operativo. Non simula, ma costituisce un sistema operativo a essere solo 500 mega. Adesso è la base, non ha niente dentro, cioè sono immagini o CI del 500 mega. Almeno a me me la danno a 500 mega, poi... E tanto per farvi vedere se non è troppo tardi, se non siete stanchi, se andate in... se andate in local share application, io ho fatto di prova, ho installato un gedit sul container, ok? Questo il lanciatore è standard, lo copiate da uno già fatto, ne trovate in ret, deve partire con desktop entry, il commento può non esserci, il nome è a discrezione. L'unica cosa importante è questa, ok, l'exec, quindi deve avere l'informazione giusta per lanciare il container, quindi toolbox run, meno meno container, nome del container, gedit, qua potete anche togliere sta roba qua, tanto non è influente in questo caso, e vabbè, casomai linkate la directory dove si trova l'icona. Io in home Stefano immagini ho un PNG del Lugvi. No, usa share, no. Ah beh, sì, beh, chiaro, in immagini io ho messo l'icona del Lug. E cosa succede? Che se vado nelle applicazioni, trovo gedit toolbox, che è il nome che ho dato io, con l'icona che ho linkato io, e se faccio clic avvio il container. Beh, niente di che, cioè non è che ho fatto un miracolo. Non so se è stato chiaro il discorso. Cioè è un tool semplicissimo da usare perché sono praticamente due comandi, toolbox create e ti crea ti scarica un'immagine e te lo crea il container alla fine. Toolbox enter e ci entri. Installi quello che ti serve, poi una volta installato l'applicativo che ti serve puoi anche uscire dal container e gestirlo da fuori, nel senso vuoi lanciare l'applicativo, ti fa un lanciatore, lo lanci e puoi avere qualcosa di... Ecco, il bello sarebbe che ci fossero le immagini OCI, non so, di Ubuntu, di Arch, di altre distribuzioni, quindi smanettare a 360 gradi, no, su, perché magari non so, Arch Linux ha Aur, un repository suo, quindi con le sue applicazioni, e questo farebbe, esatto, veramente espandere. Mi hanno detto che si possono creare queste immagini OCI, però sinceramente non so, io per il momento sono fermo qua, poi se avete qualche altra informazione, ok, basta per complimenti, grazie.